oggi, in parte per l'enorme potere che lo Stato italiano ha, non scordatevelo mai, fra un po' saranno meno di 1000, oggi la politica e alla fine i due rami del Parlamento, un po' di alti funzionari e un po' di altri politici, saranno 2000 persone a farla grande, a farla proprio grande, 2000 persone, altro che lo 0,1% della forza, 2000 persone, 2000 persone cos'è? Un 30 millesimo della popolazione italiana, dico giusto? Sì, un 30 millesimo. 2000 persone controllano circa il 60% del reddito nazionale, direttamente o indirettamente, o bene attraverso tassi, o bene attraverso... In aumento. 62, con gli ultimi calcoli, sono calcoli fatti, come dire, attenti. È un potere enorme, le condizioni di vita, lo status sociale di costoro è enorme. Se voi guardate la loro professionalità, quello che guadagnerebbero nel mercato italiano o mondiale, come vivrebbero costoro? Vivrebbero condizioni che magari degne, ma che in confronto a quelle di cui godono, qui sono 2000, cioè a farla grande, quelli che contano sono 800, è un potere gigantesco di cui non si ha percezione, tutti a discutere sulle statistiche Oxford di quanto ricco è il Berlusca o il Warren Buffett o Sandro Brusco, che è un notorio grande azionista di TikTok. Scherzo. Che controlla la ricchezza mondiale pari a quella del Madagascar. Signori, 800, un migliaio di persone controllano il 60-65% del prodotto interno lordo italiano. Datevi una regolata